Ciao, sono Giulia e io sono del quinto anno del liceo artistico Venturi di Modena. E io faccio in particolare l'indirizzo arti figurative e ho scelto questo indirizzo perché mi piace tantissimo dipingere, mi piace davvero tanto usare le mani e produrre qualcosa di mio. E io oggi sono qui in Galleria Estensi perché sto facendo questo progetto in collaborazione con la nostra scuola, con soltanto le quinte, e io sono qui a disegnare, a riprodurre o un dettaglio oppure tutta l'opera di un quadro che si trova in galleria. Io sto facendo il Martirio di San Pietro e sto facendo soltanto un dettaglio dell'anatomia, in particolare di San Pietro. E questo progetto consiste innanzitutto ci dà la possibilità a noi studenti di toccare con mano ciò che andremo a fare poi in futuro, a dare più un aspetto pratico a ciò che facciamo sempre in classe. Ci consente anche di scendere sul campo e di poter anche collaborare con altre persone, in particolare con i turisti. Infatti noi siamo qui, oltre che per disegnare, e siamo qui anche per insegnare ai turisti che visitano la galleria e fargli sperimentare il disegno, proprio come lo sperimentiamo noi tutti i giorni. Infatti, questa deve essere un'esperienza piacevole che faccia un po' riscoprire l'arte a tutte le persone, anche alle persone che magari non pensano di essere capaci di disegnare, e non è molto importante, infatti è importante più ciò che si prova mentre si disegna. Il progetto L'Ora d'Arte è nato dalla collaborazione tra la Galleria Estense e il Liceo Artistico Venturi di Modena e ha coinvolto per 4 mesi 20 talentuosi allievi del liceo che si sono recati in galleria per invogliare il visitatore a misurarsi con il disegno delle opere d'arte. Ringrazio le Gallerie Estensi per l'opportunità data ai nostri ragazzi e effettivamente questo è un bel progetto che tira fuori il meglio dai ragazzi. Loro nei 5 anni acquisiscono delle competenze ed è bello vederle applicate in galleria, soprattutto con bambini, con adulti interessati a svolgere questa esperienza, l'esperienza del disegno, che è sempre molto gratificante.